presidente, un sogno che hai iniziato in seconda categoria, adesso promozione. Allora, esprimo sicuramente grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che come ho già detto in più occasioni siamo riusciti ad unire due realtà, due paesi come quello di Poggio Picenza e quello di Baricciano su un unico progetto e con un unico obiettivo, quindi siamo riusciti ad unire due comunità e a raggiungere questo grande risultato che con lo sforzo di tutti è stato possibile. E quindi oggi vediamo il coronamento di questo campionato, che è stato un campionato fatto sempre da primi in classifica, sempre con grandi risultati, dove tutta la squadra ha lottato senza mai perdere colpi, e dopo la squadra tutta la parte, tutto l'allenatore, i preparatori e poi tutti i dirigenti e tutto quanto il paese, tutte le due comunità sono state unite per permetterci di raggiungere questo obiettivo. È una rosa fatta apposta, fatta ad hoc per vincere il campionato. L'anno prossimo sarà confermato o ci sarà qualche altro innesto? Beh, una rosa fatta apposta sì, ma comunque si è installato un grande gruppo, perché come vediamo anche in tutte le categorie, in molte realtà, se ci sono giocatori forti ma non si crea il gruppo, i risultati non arrivano. In questo caso invece si è creato il gruppo e i risultati sono arrivati. E Fabrizio è uno dei primi cittadini, insomma, di Poggio Baricciano. Come vedi questa esperienza che il presidente Danilo Taddei ha messo in campo? Bellissima esperienza, come diceva il presidente, le due realtà Poggio Baricciano si sono unite dopo il terremoto nel 2009, hanno formato la squadra, la società Poggio Baricciano. In tre anni sono riusciti a vincere due campionati, un risultato importantissimo, creando anche un gioco di squadra tra le due comunità. E un ringraziamento particolare va al presidente, ai dirigenti e a tutti i giocatori delle squadre, perché oltre alla squadra principale stanno creando anche le squadre dei giovanissimi, mettendo insieme tutti i giovani del nostro territorio. Sperando quest'altro anno, anche le due comunità hanno fatto anche uno sforzo, sia il comune di Poggio che il comune di Baricciano stanno facendo investimenti sulle strutture sportive. Il campo di Baricciano sta per essere terminato in carbo in erba sintetica, e il comune di Poggio Picenza sta anche iniziando i lavori per la sua struttura. Perciò ci ritroviamo nel nostro territorio una società con strutture sportive dove i ragazzi sia del nostro territorio ma anche di tutta la provincia dell'Aquila possono stare insieme, partecipare e anche vincere delle sfide. Grazie Fabrizio, grazie Presidente. Mister, cosa provi, vincitore del campionato, insomma? Beh, innanzitutto una grande soddisfazione, sono molto contento, soprattutto per non aver disatteso la fiducia che mi è stata data da questa società, quindi sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo importantissimo, storico per la nostra squadra, di disputare il prossimo anno il campionato di promozione. E adesso che è finito oggi il campionato, ci concentriamo sulle semifinali di Coppa Abruzzo, che è un altro traguardo importante, e vogliamo portare la Coppa qui a Baricciano. Per il resto sono molto felice, molto contento della stagione. Grazie mister. Okay.